in un nuovo video. Oggi, da come avete letto dal titolo, faremo una 24 ore solo cibo da sport. Io, raga, mi vergognerò tantissimo perché poi da lui non ci sono tanti servizi delivery, infatti ce ne sono solo due che funzionano. Pensate che da mio non funziona neanche Just Eat, quindi. Però l'importante è ordinare cibo da sport. Eccolo qua. Io ho ordinato anche la merenda nel mentre, così ho fatto un unico ordine. E niente, quindi adesso apro tutto e poi vi faccio vedere tutto. Quindi, raga, avete visto tutto? Io non vedo l'ora di assaggiare. In totale ho speso 15 euro, però considerate che c'è anche la spedizione e come si chiama, anche la merenda che poi andremo a fare oggi pomeriggio. Comunque, raga, se verrà sempre lo stesso ragazzo, a parte che io cercherò di giostrarmi tra i due, ovviamente rispetto, cioè in base al locale che sono disponibili, ma raga, se verrà sempre lo stesso ragazzo io mi vergognerò tantissimo. Allora, ho preso il frappuccino, però quello normale, infatti a base fredda, ma cioè, raga, ma quanto è bello! Cioè, quello freddo, scusatemi, io sono mezza addormentata perché non ho dormito per niente bene, infatti poi mi sono svegliata, mi sono messa a programmare i video, tutte le idee video, quindi ho fatto un macello da sola. Assaggiamo. Che buono, raga, lo sapete che sembra? Sembra tipo, perché posso fare tutta la panna. Ci sono pure vari gusti, sembra tipo la crema al caffè sulla spiaggia, mamma mia che buono. Ho deciso di fare questo video proprio in questo periodo, approfittandone anche che io già volevo registrarlo, però specialmente in questo periodo, anche perché se nel mio piccolo posso dare, ah, ce ne sono due. Posso dare comunque un aiuto facendo un ordine alla ristorazione, io lo faccio, sapete che sono così io. Ok, ho preso il cinnamon roll se non sbaglio, penso che speravo che non c'è la cannella, che c'era sia versione normale frutto di bosco, io ovviamente l'ho preso a pistacchio, ve l'ho fatto vedere, cioè raga, è proprio bella, è strapiena di pistacchio, assaggiamo. C'è la cannella, un po' duretta, però è buona. Il pistacchio è la fine del mondo. Pistacchio si sente, ma quello che prevale di più è la cannella, però è molto delicata. No, non è buona, è proprio buona. Questa secondo me è appena fatta calda, mamma mia. Comunque ottima cosa questa cosa di farlo freddo, perché comunque specialmente da sporto, quando ti viene una bevanda calda e si raffredda è brutta, invece questa rimane sempre bella fredda, fredda, fredda. Quindi ottima cosa. Poi fatemi sapere se più la volete pure un secondo episodio. Ok, io adesso mi finisco il mio cappuccino freddo e io adesso poi dopo mi vado ad allenare, sicuramente avrò tutto un musetto sporco, anche facciamo caso, e noi ci vediamo direttamente dopo nel pranzo, non so dove ordinerò però raga, mamma mia, spero che non verrà sempre lo stesso ragazzo, senti io dirò, oggi stai tranquillo, tu puoi stare pure qua perché ci vedremo spesso, noi ci vediamo dopo. Eccoci
Eccoci qua, raga, con il pranzo. Mamma mia, raga, oggi ho fatto su e giù tra corrieri, delivery, cioè, raga, veramente, asporti, eccetera. Un macello ho fatto oggi. Infatti, quando è venuto il ragazzo, fortunatamente non era lo stesso ragazzo, ma raga, questa è la mia preoccupazione più grande. Comunque, in totale ho speso 13 euro, ovviamente, compreso di spedizione. Ecco qua il nostro sacchetto, quindi andiamo ad aprire, da bere acqua. Cioè, raga, quindi scusate, mi faccio dove. Che bel profumo, allora, raga, quanto cavolo è caldo! Oddio, ma quanta roba! No, vabbè, anche le posate! Cioè, raga, io ho speso 10 euro in totale, poi vabbè, le spedizioni, ma la quantità di cose... Oddio mio, poi anche il tovagliolo... Adoro. Allora, ok, questa è la cotoletta con le patatine. Ho preso che vi faccio vedere tutto. Raga, un profumo immenso. Poi andiamo ad aprire la seconda confezione. Ok, questa deve essere la frittatina, il panzerotto, tutto, vi faccio vedere nel dettaglio. Ah, e questo che cos'è? Questo me l'hanno regalato. Panino. Io non l'ho ordinato il panino. Vedi? No. Raga, il pane caldo! No, vabbè, innamorata! Cioè, raga, perché poi loro lo fanno pure loro. No, vabbè, perché uno pensa, vabbè, se si vuole fare il panino con la cotoletta. Troppo felice. Ok, non ci resta che mangiare. Cioè, raga, io sto letteralmente morendo di caldo, infatti mi si stanno appannando pure gli occhiali. Infatti penso proprio che adesso mi spoglio perché, raga, ve lo giuro, sto letteralmente grondando con queste luci. Perché raga, devo mangiare tranquilla. Ok. No, raga, io troppo contenta. Allora, metto tutto qua. Io direi di iniziare con la cotoletta. Ok. Ah, vabbè. Assaggiamo le patatine. Madonna, che buone. Calde calde, super rose. Adesso il pane lo chiudo perché non lo voglio fare raffreddare, perché non sono solita a mangiare il pane vicino comunque a queste cose. Però c'è stato un gesto bellissimo, veramente bello. Assaggiamo la frittatina. Raga. 10 euro tutto sto ben di Dio, cioè. Ma quello che apprezzo di più, nonostante comunque il periodo e tutto, sono comunque prodotti freschi, cioè ragazzi, si sente. La frittatina ugualmente, penso che all'interno c'è la Philadelphia, ma si vede che è un prodotto fresco di giornata, quindi questa è una cosa che io apprezzo tantissimo. Voglio assaggiare il panzerotto. Scusatemi, che ripresa di brutta proprio.
Raga, proprio patata proprio. Quest'altro non so cos'è, penso che sia un timballo con le melanzane. Oh, vediamo. La palla di riso, che io amo la palla di riso, vabbè, mo se ci fa gelata tutto. Non c'è nemmeno sopeparinda. La palla di riso non mi piace comunque. Faccio, raga, un po' di qua, un po' di là. Comunque la palla di riso, io amo la palla di riso, ma questa non mi piace per niente. Mi piace addestare qualcosa, non mi piace. Ok, raga, pranzo andato, dopo ovviamente finisco tutto, fino a quando poi non arriverà l'ora della merenda, e niente, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda. Da come avete visto, non vedete il classico sacchetto perché l'ho presa stamattina, che già vi ho detto tutto. Ho preso questa cheesecake, cioè raga, la confezione, dopo ve la faccio vedere nel dettaglio. Questa cheesecake gala che è lampone, adoro. Ok, raga, assaggiamo. Mamma mia, il profumo è troppo troppo buono. Vi faccio la clip anche del taglio. Sopra c'è proprio una glassa. Sì, una glassa. Buona. Questa è una bomba, tipo. Però è buona. Sotto il biscotto al cioccolato. Sotto somiglia un po' al gelato pan di stelle. Mi sciocco. Buona, solo che il cioccolato bianco non si sente molto. Però era molto buona. Ok, raga, anche la merenda è andata. Noi ci vediamo dopo con il penultimo pasto di questa bellissima challenge, che sarebbe la cena, raga. Non so cosa ordinare. Allora, eccoci qua con il penultimo pasto di questa challenge. Ecco qua il mio bellissimo cibo. Allora, raga, era da una vita che volevo provarlo, super caldo, fare il cuzzatiello con le polpette e il sugo. Ho pagato di più la spedizione che il cuzzatiello. Vabbè, è un cuzzatiello con polpette e al ragù napoletano. Ok, fantastico, ho pagato tutto 12 euro, ecco qua. Ok, vediamo un po' insieme. Sono troppo troppo curiosa. Ok, ovviamente. Carta. Madonna mia, che profumo! Cuzzatiello di pane, ma raga, che odore, caldo caldo, assaggiamo. Pensate che lo fanno in tantissimi modi diversi, all'interno non c'è la mollica di pane, ovviamente, quindi c'è proprio la scorza del pane con queste polpette. Maro, raga. Cioè,
duro. Sto in paradiso. La bontà della semplicità. E quindi niente raga, mi sono goduta proprio questa cena al 100%, mamma mia raga, spettacolo, infatti sicuramente prenderò pure qualche altra versione quando a volte faccio un mac, vengo per fare una cosa un po' più particolare, quindi niente, noi ci vediamo domani mattina con la colazione. Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo passo di questa challenge. Andiamo a vedere, in totale ho speso 10 euro per la colazione e 2,90 euro per la consegna, quindi 13 euro. Quindi andiamo a vedere cosa ho preso. Ho voluto fare una colazione un po' salata. Allora ho preso questo, ok, me lo aspettavo ancora più piccolo, quindi vabbè. Anche se è un pochino più grande me lo aspettavo. Comunque è un... lo chiama yellow, cioè tipo un succo di pesca, papaya e melone. Quindi assaggiamo. Buono. Penso che all'interno c'è anche un pochino di yogurt per amalgamare il tutto. E poi, eccolo qua, ho preso un avocado toast con bacon, avocado e ovetto. Quindi raga, visto che l'uovo è mezzo cottura, ci sono anche semini di chia sopra, facciamo una cosa, chiudiamo tutto e ce lo mangiamo. Una colazione super bella, non so se vedete. Penso che sia stato messo anche un po' di pepe. Fortunatamente nell'altra stanza ho il pacco di tovaglioli. Secondo me non ho fatto una bella scelta per quanto riguarda il frullato. No, ho fatto una cattiva scelta, è buona però. Si sente solo la pesca. Sì, la pesca. Direi una super colazione andata. Io dopo mi finirò il mio frullato. E quindi niente, io spero che anche questa 24 ore vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!